Dal punto di vista del ballottaggio era chiaro che con 10 candidati non c'erano le condizioni per una vittoria al primo turno e nelle condizioni date io ritengo che i cittadini abbiano fatto una scelta fondamentale, quella di dire gli ultimi 3 mandati amministrativi sono cessati con tutto quello che hanno portato con sé e con le conseguenze che sono vissute. Quindi per me è un fatto molto positivo che si sia aperta, che si respiri aria nuova. Da questo punto di vista io sono nelle condizioni oggi di poter portare una proposta per questa città, una proposta molto reale e di aggregare attorno a questa proposta, io credo, a partire da tutti coloro che hanno già votato per me, sono tanti e che invito tutti a ritornare a votare fra 15 giorni, anche a coloro che hanno voluto mandare un segno di protesta che è arrivato, di cambiamento. Oh. Sei? No, io non la voglio fare. Ah, ok, allora datemi la mano. Sì, però poi la ridate. Considera il voto del Movimento 5 Stelle un voto di protesta. Bastava andare in mezzo alle piazze, ai mercati, come ho fatto io per 4 mesi, per capire che il malessere in questa città era molto forte, ma si aggiungeva a questo un forte disorientamento perché il comune era assente nel momento della difficoltà e quindi nel disorientamento un segnale di protesta sicuramente ha trovato un modo di esprimersi, così come anche l'astensione molto alta del voto. Adesso, ripeto, siamo in una fase nuova.